Splendore e miseria, immagini di prostitute, il titolo della mostra che al parigino Museo d'Orsay sveglia l'attenzione e le fantasie del pubblico internazionale. L'enorme coda all'ingresso testimonia l'interesse suscitato. In realtà non solo gli splendidi quadri di Toulouse-Lautrec o Édouard Manet raccontano l'esplosione del fenomeno nell'Ottocento. Ma sentiamo la curatrice dell'esposizione. Gli artisti che scelsero deliberatamente di rappresentare la moderna prostituzione avevano un intento trasgressivo che doveva infrangere i codici e far rabbrividire i borghesi ben pensanti. Picasso, Chabot, Lautrec, Van Gogh sono alcuni dei maestri che dipinsero le prostitute in tele che alludono a crude realtà e a fantasie. Dalle cortigiane d'alto bordo alle modeste ragazze dei bordelli più umili, le signorine della notte hanno affascinato stuoli di artisti a caccia di nuovi soggetti e interessati alla rappresentazione dei nudi femminili. Queste donne vestivano in modo scandaloso, con colori sgargianti, ed anche il loro trucco era molto diverso da quello adoperato dalle donne della borghesia. La mostra presenta inoltre le prime fotografie erotiche di 800-900 che ritraggono le prostitute con i clienti nelle case di tolleranza. Dalle ambigue rappresentazioni, tra il romantico e il tragico, di Van Gogh, Degas, Manet, alle fotografie del realismo tardo ottocentesco, il viaggio al culmine della notte resta fattibile a Parigi fino al 17 gennaio.